E benvenuti al nostro appuntamento settimanale, il nostro primo appuntamento settimanale dedicato a Euro Truck Simulator 2, in particolar modo al mitico Turbo Star di Ralph Garage. Oggi continueremo la nostra esplorazione del continente europeo. Andremo avanti con la nostra sfida che consiste nel Buon viaggio. appunto a visitare e viaggiare intorno all'Europa e come sempre a bordo del nostro mitico Turbo Star di Ralph Garage. Un nome e una garanzia. E allora, come state? Mi auguro che abbiate passato un buon fine settimana, un buon inizio di settimana, visto che ieri era lunedì, ma come ben sapete, l'attività di questo canale inizia per l'appunto il martedì e Voltare a sinistra. ovviamente con l'appuntamento è sempre con il Turbo Star di Ralph Garage Voltare a sinistra. e come sempre ci tengo a precisare che questa sfida ha preso spunto da una sfida reale che ha fatto un bravissimo streamer che si chiama Nazario Onesta, Prepararsi a voltare a destra. il quale ha percorso il continente europeo. Scusate, Voltare a destra. ha percorso il perimetro dell'Italia a piedi e quindi prendendo spunto dalla sua impresa ho pensato di provare a farlo con anche io a bordo del mitico Turbo Star di Ralph Garage e quindi speriamo che anche oggi il nostro viaggio possa andare bene. E allora oggi partiremo da Catania, andremo a Sassari, quindi Sicilia, Sardegna, e poi raggiungeremo la città di Bastia che si trova in Corsica. Hi everyone. Welcome to our rendezvous with Euro Truck Simulator 2 with the Turbo Star Tenersi a Ralph destra e Garage. poi voltare a destra. I want to say I want to wish you a good week Voltare a destra. and today we will go on doing our challenge trying to cross the border of Tenersi a destra e poi voltare a destra. European Union, Voltare a destra. and we will run on the border of the Europe. I have been inspired by the challenge that Nazario Nesta, a very good streamer, he have done in real life, for real. Walking around the Italian border, and I will try to do something like that, running around the European border. I hope you will enjoy this trip, and we will always run on board of the mythos of this truck, that it is the Turbo Star by Ralph Garage. So thank you so much Voltare again. a destra. È stato un viaggio. And so thank you so much again. I hope you will enjoy the truck. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous.
du mardi avec le Turbo Star Draft Garage. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi en essayant de rouler un périphérique en roulant, essayer de dessiner la périphérie du continent européen. J'espère que vous allez bien gérer ce genre de voyage. Je tiens à préciser que j'ai pris inspiration d'un streamer, un très bon streamer qui s'appelle Nazarionest, et il a parcouru le périmètre de l'état de l'Italie, et j'ai été inspiré par son défi. Donc je vais essayer de faire la même chose, mais au bord de notre bien-aimé Turbo Star de Rafa Garage. Et alors, merci beaucoup encore, et voilà, on y va, parti. E allora, carissimo Fernbus, buon pomeriggio e ben ritrovato qui ai comandi della regia. Mi auguro che tu abbia passato un bel lunedì, un bel fine settimana, tanto noi comunque ci siamo visti, insomma, ci siamo sentiti anche domenica, quindi mi auguro che tu abbia passato una buona serata di domenica e buona giornata per ieri. E approfitto per ricordare agli amici che stanno guardando questo video in diretta, ma anche tutti quanti coloro che guarderanno questo video in replica, sia su Twitch che su YouTube, vi invito a passare nel canale di Fernbus e lasciare un Andare bel a destra. follow che non costa nulla, vi divertirete ovviamente. Voltare a destra. Gli amici streamer ne sono tanti, al momento mi ricordo di Fernbus, che è uno, diciamo, più anziani Venirsi a sinistra. di amicizia, diciamo, Voltare a qui su Twitch. Ovviamente, come sempre, sinistra. Voltare a sinistra. vi dico, sostenete sempre i vostri streamer preferiti. Allora, Fernbus. Ciao Fabrizio. Buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Lo dico sempre, anche se è martedì. E noi qua Alla startiamo, rotatoria, come prendere la seconda dicono uscita. coloro che parlano bene l'inglese. Il martedì, e quindi diciamo che le Uscire attività, adesso. siamo a piena attività. Il martedì. Grazie come sempre Fernbus, e ovviamente c'è il mitico Fernbus qui con noi. E Prepararsi a voltare a sinistra. oggi faremo un piccolo viaggetto da isola ad isola. Infatti Voltare a sinistra. partiremo dalla Sicilia, poi ci sposteremo in Sardegna ed infine andremo in Corsica Bastia, quindi faremo un bel giretto cercando di vincere la nostra sfida. Allora, qui mi sembra che è tutto ok, perfetto. Sì, ok, perfetto. Ah, Sassari non ho nemmeno il garage. Ottimo! Hai visto che gran bel mezzo? Nonostante i suoi 380 cavalli, sono riuscito a trasportare anche dei bei trasformatori grossi grossi. Ha consumato un pochettino di più, però se hai notato, Alla rotatoria, prendere la prima uscita. il Turbo Star perde poca Uscire velocità e adesso. poi la mantiene molto costante. Io l'ho notato soprattutto, non so se hai Andare provato dritto.
Non so se anche tu stai guidando il Turbo Start di Rough Garage, comunque te lo consiglio. Johnny carissimo, buon pomeriggio. Ben ritrovato. Sì, Fanbus, l'ho acquistato, sono riuscito a risolvere anche un piccolo problema che per il momento dovrò ancora modificare un file di test, diciamo così. È un errore all'avvio, però così insomma l'ho visto e venerdì sabato pomeriggio lo porterò in live e inizierò a fare un po' di osservazioni. Diciamo che ci ho dato un'occhiatina così velocemente, però non ho fatto la live proprio per cercare di acquisire le informazioni da Jason Farm, che mi, non so se al momento sia ancora in live. Comunque sono andato un pochettino ad ascoltare la sua spiegazione, perché Jason Farm, per chi non lo conoscesse, è una persona molto preparata su farming, vi saprà dare qualsiasi tipo di consiglio, sia a livello di coltura e tutte queste cose qua, che ovviamente per poter crescere al meglio. Eh sì, finalmente potrei darti una mano, Fernbus. Fabrizio, ma anche tu hai preso quello lì di Rough Garage? O è un altro? Ma anche se è un altro non fa niente, però io ti consiglio quello là di Rough Garage, che è fatto veramente una cosa proprio, uno spettacolo. Fernbus, dai un'occhiatina agli ultimi sound alert che ho caricato. Vedi un po', perché c'è una sorpresina anche per te. Simpatica. Ottimo. Hai visto la mod com'è dettagliata? Non so se hai fatto anche il confronto con le mod, cioè scusami, con il vero suono del Turbo Star. Io li ho visti, li ho messi a paragone e sembrerebbe quello lì. E poi tutta forza bruta. Allora, se non ricordo male, ha detto Jason che c'è una chat, ora non ho capito se è una chat vocale, e parlava di Discord, quindi probabilmente potremo anche parlare attraverso l'applicazione del gioco direttamente, se non hai tipo Discord. Ah, sì, ho capito quale dici, che c'era scritto solo Turbo davanti. Il design è molto simile, se ho ben capito, Fabrizio, del mezzo di cui stai parlando in questo momento. Poi per esempio le mod di Rough Garage, il caffè che spacca. Ottimo. Ce n'è ancora un altro, Fernbus. Mi sa che porta proprio il nome tuo. Dai, su, su. Non fare timido. Devo dire la verità, Fabrizio. Tu se anche ti chiami come me, omonimo. Ne ho provate tante di mod su Eurotruck. Però questa qua di Rough Garage mi sta dando veramente delle grandi soddisfazioni. Veramente fatta bene, sia a livello estetico, curata nei minimi dettagli, che anche che soprattutto dal punto di vista del motore, delle prestazioni, insomma, tiene botta anche allo Scania che c'ho adesso, che è vero che sono 560 cavalli, però lo Scania, anche il 640 o 650 cavalli, diciamo che
sotto certi aspetti mi è sembrata un po'. Quando vivi la giustizia fa chi compisce e disate con sé fa perché tu sei il boss. Eccola il jingle. È vero, Rough Garage li fa, anche i rimorchi sono fatti veramente bene, il semirallato, queste cose qua. Figur di Fernbus, in realtà volevo fare da un bel po' di tempo questi sound alert personalizzati. Ne devo fare ancora altri, però mi mancano ancora un bel po' di amici streamer, quindi quando poi sarò particolarmente ispirato metterò giù anche delle cose simpatiche, non offensive ovviamente, sempre simpatiche, insomma cose divertenti. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Maurizio Max dice uscire adesso. Mi sono messo praticamente, mi sono messo un po' domenica nel pomeriggio, praticamente mi sono messo a creare i sound alert, mi sono divertito, ho passato, mentre stavo guardando la tua replica. Poi andrò a mettere, dovrò mettere qualche altro sound alert di Totò, ne sto facendo una piccola selezione perché le battute interessanti ne sono tante e ovviamente le cambierò, andrò a sostituire magari con sound alert che magari sono meno utilizzate. E mo Fabrizio ti faccio vedere una bella cosa dall'esterno. Vedi questi bei marmittoni qua? Sotto il cofano qua, anzi sotto la cabina, ci sono 640 cavallucci di forza bruta. E praticamente questo qua è il tuning pack a pagamento, che mi pare viene a costare o 5 o 6 euro più o meno, e ti dà il motore, i cerchi in acciaio originale di quel tempo là, quindi degli anni 90, poi ti dà i marmittoni che hai visto, i ricani, vediamo se si vedono ancora, eccoli, e poi ti dà pure il 08 ha appena brindato con 10 bits, grazie mille, cir 10. Uè, Fernbus, grazie veramente di cuore, sei un signore. Diceva Totò, signore si nasce, modestamente lo nacqui. Ui. I cerchi e poi il suono delle marmittone, Fabris. 5-6 euro. E io vago! Effettivamente, Fernus. Comunque, Fabris, se devi... Scusami se ti chiamo come mi chiamano a me. Comunque, se eventualmente facci il pensierino è che vale la pena. Poi, per esempio, quando una mod non è compatibile o quando esce l'aggiornamento, tu quando compri la mod, mettiamo in caso che tu adesso compri la mod e c'è la versione di 1.42 ed esce la 1.43. Ralph Garage ti sviluppa la mod base, lui te la sviluppa e
poi tipo per esempio tuning pack, queste cose qui, lui ti fa prima i test, quindi verifica prima se il prodotto è affidabile e poi dopo lo mette, ti avvisa tramite mail che è disponibile l'aggiornamento delle mod a pagamento. Comunque Raff è uno spettacolo. Ah, cosa porti di bello? Fermus, mamma mia, 1100, mamma mia. Fabrizio, non so. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Grazie Fermus. Comunque Fabrizio, non so se conosci Fernbus, se non lo conosci ti invito a passare nel suo canale quando fa le live, che è in gamba. E magari se ti piace, cioè, insomma, magari seguilo pure, così se ti va seguilo, perché è in gamba. Ah, quindi pure tu hai fatto spesa come me, ottimo. Io una cosa che vorrei prendere è quella là dei rimorchi, quelli semi, come si dice, semi telonati, quelli là lunghi, diciamo così. E mi pizzica, sono fatti bene. Poi Ralph, senza offesa agli altri, ma sono fatti bene. Bravo Fernbus. Non importa, troverò un nuovo percorso. Ha fatto bene a fare il su. Vediamo un attimo una cosa, però. Le luci a San Siro che stanno tutte accese. Perfetto. E poi Fabrizio, non so se anche tu, vabbè, tu giochi pure tu a Euro Truck, e comunque con il nuovo aggiornamento, con l'ultimo aggiornamento di Euro Truck, se giochi da volante devi fare la doppia c'è questo tipo strano qua che... Ah, ok, quindi già lo conosci, ok. Allora abbiamo fatto una specie di caramba che sorpresa qua direttamente nel canale di Zio Dab. L'importante è che le cose si siano risolte, quantomeno siano molto più lievi di prima, e quindi uno piano piano si mette in careggiata o in gara. Ah, ecco, e adesso Fernbus da Fernbus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta, benvenuti. Thank you, allora, thank you. Prendere la prima uscita. Zio Fernbus. Uscire adesso. E Fernbus in questo canale ha fatto la storia. Fabri. Fernbus mi ha dato veramente. E poi voltare a destra. Mi ha dato veramente una gran mano a far crescere il canale. Io poi l'ho fatto comunque a prescindere, con tutti gli amici streamer, e ci siamo dati una bella mano. Aspido Fernbus, già sono passati 7 mesi, mamma mia, e come vuole il tempo. E dicevo, Fernbus mi ha dato veramente una mano con i follower, tutte queste cose qua, e io poi
all'inizio lo gli ho dato il badge di VIP, però poi lui lo sa, mi sono sempre sentito in debito con lui e allora ho voluto dargli il badge, quindi diciamo così il grado di moderatore, che in un canale diciamo così è ovviamente anche con i bit e ultimamente anche con la sub, e questo dobbiamo dirlo, diciamo che la parte più importante Fernbus è stata quella lì, insomma, che hai fatto conoscere il canale e poi mi hai fatto conoscere anche altri canali di altri bravi streamers. E ho avuto anche il piacere di imparare tante cose, insomma. Poi ho conosciuto la Zappa Storta, 9 gira 0, ho conosciuto Jason Farr. Gatto Picchio sta ospitando Gatto la diretta. Picchio. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Qui, voglio. Da quanto tempo? Come stai, compagno mio? E Gatto Picchio è un altro amico di tante avventure su Eurotrack. Buon pomeriggio, buonasera, carissimo. E Gatto Picchio è un altro amico di Fernbus. È un piacere enorme rivederti, grande Fernbus. Oramai qua Fernbus è padrone del canale, sta alla regia, quindi è lui che muove le manopole, quindi per qualsiasi cosa, le cose che quando vanno bene fate gli applausi a Fernbus, quando le cose non vanno meno bene allora venite da me e dite a moi, vite a moi. Gatto Picchio, ma tu hai visto su quale mezzo sto oggi? Beh, sicuramente l'avrai letto nel titolo della live, però diciamolo vicino: sto guidando il Turbo Star di Ralph Garage. Mi raccomando, acqua in bocca. Anzi, ditelo che Ralph Garage è in gamba. Oramai anche l'omonimo Fabrizio qua, anche lui si è appassionato al Turbo Star di Ralph Garage. Oramai devo dire la verità, nell'ultimo periodo il format del martedì e anche il video in replica su Twitch e la visione dei video singola, c'è il Turbo Star che piano piano sta dietro lì a farming, e mi fa enormemente piacere. E poi tra l'altro tengo a precisarlo che io questo, tutto quello che sto facendo lo sto facendo a titolo gratuito, quindi a me non mi entra e non mi esce niente dalla tasca, però quando qualcosa vale la pena farla conoscere io sono il primo a farla conoscere, per cui visto che la mod che sto provando adesso, sto facendo la seconda edizione, quindi sono già un annetto che sto portando in live il Turbo Star il martedì, e allora è per questo che vi dico: andate sul sito internet di Ralph Garage, provate le sue mod gratuite, e poi ovviamente ci sono anche quelle a pagamento. Se vi sentite a pagare e vi dà soddisfazione, come hanno dato soddisfazione a me, non vi dico niente, dategli una mano, perché Raff e il suo staff sono proprio la fine del monte. E il GG ovviamente va anche a voi. E già che ci troviamo, mettiamo anche un sottofondo. Ah, ottimo!
Visto, nonostante i suoi quasi 400 cavalli, tiene botta, eh. Io col Turbo Star all'inizio proprio, prima di portarlo in live, ho trasportato il trasformatore e ho fatto la strada che mi sembra da Torino va verso la Svizzera. Si è presente quella con tutte quelle curve e con le salite in pendenze assurde. Rallentava di 1 o 2 km orari e poi manteneva costante la velocità. Fluido, fluido, fluido. Veramente una cosa incredibile. E ovviamente, come mi faceva notare anche un altro amico in un'altra live dell'anno scorso, che tra l'altro è tutta forza bruta, nel senso è tutta la potenza del motore, c'è poca elettronica, quindi cioè è muscoloso come motore, è grezzo perché diciamo così, è un motore di vecchia concezione, quindi gli puoi mettere lubrificanti di tutti i generi, però è tosto. Ah, 380. Non si sente, però con la mod a pagamento, con il tuning pack, ti faccio sentire che suono. E ovviamente non so se l'hai visto, comunque ci sono i marmittoni questi qui in stile americano, mi azzeccavo alla macchina. Poi c'hai il motore da 640 cavalli, i cerchi che mi pare in acciaio originali. Allora, marmitte, motore, suono delle marmitte, Tenersi a destra. tenersi a destra, i Uscire a destra. cerchi e un'altra cosa che adesso mi Uscire a sfugge. destra. Comunque 5-6 euro e anche lo Scania il 560 cavalli e anzi 600, 640 cavalli Scania. Non è fluido come il Turbo Star. È un ottimo mezzo, affidabilissimo. Tenersi a destra. Però il Turbo Star, come direbbe Totò, ho Alla detto rotatoria, tutto. prendere la terza. L'R560 è l'R, sì. Ma anche se lo portassi a Uscire adesso. 640 cavalli comunque. Voltare a sinistra. La fluidità di marcia e il passo costante che non è come quello che ha il Turbo Star. Il Turbo Star rallenta e poi mantiene la velocità costante. Sinistra. Ho notato questa cosa qui, a differenza del 640 dello Scania. Qui termina il nostro viaggio. Parliamo ovviamente di mezzi moderni, questo sì, però diciamo che a parità di potenza il Turbo Star è molto più fluido, molto più costante. Ok, quindi siamo già arrivati a destinazione. Cagliari. Allora, quindi riepilogo è questo in effetti, le marmitte, i cerchi, poi il motore da 640 cavalli, ma io comunque è fatto bene, adesso ho la risoluzione di gioco non altissima per cui non rende bene il lavoro che ha fatto Ralph, però è di altissimo livello. Perfetto, abbiamo preso 1000
No, mi sa più di 1500 euro di multa. Allora, adesso dobbiamo prendere l'ultimo carico, direzione Bastia. E dovrebbe essere un altro yacht. Eccolo qua. Ovviamente allungheremo un po' la strada per questioni, diciamo così, strategica, diciamo così, per questioni di programmazione. E l'ho provato anche il Turbo Star, l'ho provato anche con la DLC della Volvo, ma è pure bello robusto. Veramente una soddisfazione, voglio. Il peso si sentiva, io che il volante, il feedback lo sentivo, e sentivo pure il peso e di come fosse un po' sbilanciato il peso, nel senso che si sentiva che l'avantreno era sollevato un pochettino, però nonostante tutto mi ha sorpreso, ma qualcosa di incredibile. E poi da notare anche l'antenna del CB sulla barra dello specchietto, il famoso piano di massa e non il piano riflettendo, che il piano riflettendo invece è quando si monta l'antenna sul tettuccio della macchina. Allora, modifichiamo un po' l'assetto qua, quindi dobbiamo fare calvi, ecco qua, infatti. Perfetto. Via Calvi, perfetto. E questo è il nono, la nona tratta, anzi, mi sa che è più della nona. Ne abbiamo percorse già almeno, Mettiamoci al lavoro. mettiamoci al lavoro, almeno 10 già. Picchien e sparuten. Allora, ok, l'avvicinamento l'ho acceso, a posto. Allarghiamoci, ma devo girare a destra se non ricordo male. Sì, a destra. Voltare a destra. Conoscete questo personaggio un po' strano qua? Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Dice di essere uno che viene dallo spazio. Dice di chiamarsi un certo Price. Dice di essere un capitano. Voi lo conoscete? Adattatori, prendere la prima uscita. Qui quasi va a battere contro il muro. Uscire adesso. A proposito, volevo chiedervi se si sente bene il microfono, se eventualmente c'è da abbassare o da alzare qualche volume. Purtroppo in Tenersi a cuffia, destra e poi uscire a in destra. generale in monitor, non riesco a Uscire a destra. sentire come si mixa il suono. Oh, capparoggero. Thank you. Gattopicchien. Insomma, pure tu sei diventato un amante del Turbo Star. Quindi alla fine un po' Marco, un po' io, alla fine ti abbiamo convinto, insomma, che il Turbo Star è un ottimo mezzo. Bravo, bravo. Vale la pena. Veramente sto Turbo Star
finché non l'ho provato in situazioni un po' particolari, non ho avuto il non l'avevo apprezzato. Poi dopo, ovviamente, quando lo metti sotto stress ti rendi conto che è un gran pezzo. Allora siete tutti amanti del Turbo Star. Ma è il Turbo Star di Raf Gara, cioè? O avete preso un Turbo Star della concorrenza, che magari si va bene, però i dettagli fanno la differenza. Dimmi un po', dimmi un po'. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Dici, andiamo per qua, non lo dica nessuno. Uscire adesso. Ottimo. Quello del signor comandante. Alla rotatoria. Ottimo, ottimo. La seconda uscita. Diffidate dalle imitazioni. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Ok. Uscire adesso. Price. Prepararsi a voltare a sinistra. Una cosa che poi troverete nel su Steam si chiamano, sto ricalcolando il percorso, le mod di Steam, adesso mi sfugge il nome, nel pack di Sizzle trovate diverse cose, fra cui anche la DeLorean, che è il flusso canalizzatore che quando c'è il buio si vede, si accendono delle lucine. Ovviamente, essendo molto piccolo il flusso canalizzatore, si intravede a malapena. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Infatti l'ho apprezzato subito, appena l'ho visto ho detto no, quello deve stare qua. Voltare a destra. Perché per chi come me è appassionato di Ritorno al Futuro è un oggettino che non può mancare. È fatto veramente bene. Federic Ten ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Federic Ten, grazie mille. Buon pomeriggio, benvenuto in live, grazie per il follow. Allora, convogli al momento no. Però c'è l'amico Gattopicchio, che solitamente mi pare che anche lui il lunedì e il martedì fanno dei convogli. Comunque benvenuto in live, grazie per il follow. E allora, in questo momento c'è Gattopicchio, poi Fabrizio, poi ci dovrebbe essere Fernbus, non so se c'è ancora. E insomma, siamo in buona compagnia. Al momento no. Però sto anche io cercando di organizzare insieme agli amici del gruppo Facebook L'Angolo dei Simulatori e la Tank Transport SRL, sempre di Facebook, un convoglio settimanale, insomma, da organizzare come abbiamo fatto anche gli altri anni, nel quale poi molte persone si sono aggregate con noi, abbiamo fatto un po' di viaggetti. E tu invece li organizzi con voi, perché magari mi piacerebbe qualche volta anche partecipare a qualche convoglio. Ovviamente, diciamo così, programmazione del canale permettendo, ecco, diciamo che solitamente la sera ecco, si può anche fare una cosa.
tenersi a sinistra e poi puntare a sinistra. A proposito, Federic Ketten, sei uno streamer? Allora ti faccio anche gli onori di casa. Allora, ecco qua. Così gli amici che guardano, gli amici e le amiche che guardano questo video in diretta qui su Twitch o in replica la sera su Twitch e ovviamente su YouTube, possono passare nel tuo canale e passano a seguirti. Alla rotatoria, e questo canale è aperto, insomma, non siamo e non sono uno di quelle persone che vuole tenersi l'esclusiva. Ottimo, quindi sei all'inizio. Caspiterina, cosa porti oltre a Fortnite? C'è qualche altra cosa oppure diciamo al momento il tuo gioco preferito è Fortnite? Che Fortnite pure bello bello difficile. E allora approfitto per invitare coloro che stanno guardando questo video in diretta, ma soprattutto a voi che state guardando questo video in replica su Twitch e voi su YouTube, se non l'avete ancora fatto, invito a passare al canale di Federic Ten, Federic con la K Ten, a passare al suo canale, a lasciare un bel follow, a seguire il canale e diamogli una mano anche a lui, diamo una mano anche a lui a far crescere il suo canale. E a quanto pare, non so se se ovviamente eventualmente ha bisogno di aiuto per l'affiliazione, quindi a maggior ragione andiamo tutti quanti nel canale di Federic Ten e seguiamo le sue live. E un bel colpo di clacson per te, Federic. Allora, purtroppo stasera ho già l'impegno con altri amici, sono ospite del canale La Zappa Storta con Ranch Simulator, però vedrò di organizzarmi perché purtroppo diciamo che la programmazione e anche la preparazione a volte può richiedere anche del tempo, quindi magari la sera mentre mi fanno compagnia gli altri amici streamer mi vado a preparare le cose da fare per il giorno successivo. Quindi Federic Ten, Federic, stasera se streami fai lo stream, così almeno io magari se prima dell'orario in cui vado in diretta con gli altri amici La Zappa Storta e Jeep, insomma, vengo a passo nel tuo canale, così vedo un po' di aiutarti. Ah, ma figurati, Federico, tra l'altro so cosa significa, quanto sacrificio bisogna fare per arrivare all'affiliazione, quindi siccome conosco bene la difficoltà, se posso ripianare meglio il terreno a chi magari si approccia all'inizio con questa avventura, mi fa enormemente piacere. Quindi lo faccio con il cuore, l'ho fatto con te, ma lo faccio con tante persone, figurati, ci mancherebbe. Questa si chiama solidarietà fra streamer. Siamo più piccolini, forse magari non siamo avidi di follower, di visualizzazioni. Io sono sempre del parere che quello che riesco a fare, quello che si fa in una diretta,
ci prendiamo tutto come viene. Come diceva, chi è il mio padre? Totò o Massimo Troisi? A vita, sa da pia come vene, anzi forse mi segare il grande Pino Daniele che lo diceva. E quindi così. Per cui non ci sono problemi. Mi fa piacere, anche se magari, come dire, mi dispiace relativamente se qualcuno lascia il mio canale per andare a seguire qualcun altro per farlo crescere. Della provincia di Napoli, non so se si sente, forse si sente appena appena un pochettino. E tu di dove sei, Federic Ten? Tedesco di Germania? Federico Tin. Ah, quindi sei un correggionale pure tu, ottimo. Bella Benevento. C'avete una bella zona lì, aria pulita, belle montagne. Io ho un amico che abita a Sant'Agata dei Goti. Sant'Agata dei Goti. Goti. Bella zona. Veramente bella. Telese, Terme e... Io lì, nella provincia di Benevento, ho avuto una relazione sentimentale con una ragazza lì. E quindi diciamo che c'è anche un legame affettivo, seppur sono passati diversi anni, però comunque i ricordi rimangono e quindi rimangono in determinati posti. Veramente una bella zona. La Campania e l'Italia è tutta bella. Il problema è che non la conosciamo bene. E cerchiamo i posti belli quando magari all'estero, quando poi ce l'abbiamo sotto casa, uno nemmeno se ne accorge. Ed è un peccato, un gran peccato. Abbiamo pure Caserta, che bella, Salerno, Avellino, ma l'Italia in generale è uno spettacolo. E Federico, tu da quanto tempo hai iniziato ad intraprendere questa avventura dello streamer, se si può sapere? Alle 18 faccio un salto sul tuo canale. Guarda, ci sta. Ah, quindi è da poco. Guarda, se vuoi pure. Io pure ho un server Discord. Puoi anche magari seguirlo, perché poi là ho dedicato una sezione a Euro Truck, American Truck, Farming Simulator, Range Simulator, quindi ho una sezione che se magari vuoi seguire e ti interessa un certo argomento, puoi andare in quella sezione e magari vedi un po' gli ultimi aggiornamenti. 2 settimane, ah, stai all'inizio, e beh, allora a maggior ragione, proprio perché l'amico Federic sono appena 2 settimane che sta cercando di far crescere il proprio canale. Mi raccomando, andiamo stasera alle 18, andiamo a fare un po' di compagnia all'amico Federic Ten e diamogli una mano a fargli avere l'affiliazione.
Federico, le prime 2 settimane sono dure, lo sai, mi ha fatto ricordare quando ho iniziato l'anno scorso, pardon, eh sì, l'anno scorso, 2020. È dura, dura, dura all'inizio, però se poi trovi le persone un po' come me, come altri amici streamer, che ti danno pure una mano, magari consigliando il tuo canale durante le proprie live, quindi diciamo sì, ti fanno un po' di pubblicità, questo pure aiuta. E poi siccome tutti i miei contenuti comunque poi vengono All'allattatore archiviati, prendere la prima uscita. cioè vengono salvati su YouTube, quindi chiunque anche fra Uscire 50 adesso. anni potrà anche vedere insomma che sei passato in chat e magari diventerai uno streamer famoso. Non c'è nulla per dire che ti ho scoperto io. È dura perché ci sono tanti streamer che hanno iniziato quando YouTube oppure Twitch erano poco diffuse, quindi hanno centinaia di migliaia, qualcuno anche milioni e milioni di followers. E quindi bisogna sì fare il gaming, gamer, però bisogna ingegnarsi e quindi trovare una cosa un po' particolare, che sia ad esempio Welcome to Federiken. I was talking about with Federiken about how it's hard to make streaming. And so I was saying him that there are a lot of big streamers that have billion of followers or 100,000 of followers, and I was saying to him that it's a fortune to find other streamers that will help to grow up and let them to be much more known on those platforms. Et alors j'étais en train de parler avec l'ami Fede à propos, il me disait qu'il sont 2 semaines qu'il a entrepris l'aventure comme streamer. Et je lui dis que dans les premiers All'allattatore, prendere moments, la seconda uscita. c'est très très dur. Il faut s'inventer quelque chose de nouveau parce qu'il y a beaucoup de grands streamers qui ont millions ou Uscire adesso. centaines de milliards de followers. Donc, il faut pas. Il faut toujours faire des grands sacrifices. Et je vais lui souhaiter, j'ai souhaité à lui que des bonnes chances. Et voilà. Ok, Federico. E ho fatto anche un po', ho spiegato un po' agli altri amici di non lingua italiana, che insomma, della difficoltà che si prova all'inizio di quando si inizia a fare lo streaming. Ho detto a loro che comunque beh, tu un po' inglese, francese, cosa, quindi capi. E poi ovviamente voglio Federico è puro paesano e con regionale nostro e benevento, quindi voglio, ma raccomanda, facete bravo, passate un tuo canale Federico, mettete un bello follow canale e lo facciamo crescere pure siamo. Quindi voi che state guardando sto video in diretto a replica in coppa a Twitch in coppa a YouTube, se non conoscete Federico Ten, gli ha dato un tuo canale Federico Ten, un botto va lasciato un link, anzi mo mette un autolink, facciamo andare su all'amico Federico. Voglio, ma raccomando, dammi la mano a Federico Ten.
Uling sta cassut. Urita. Casotta chat. Si non se legge. Dovrò andare a vedere in un video che sta registrato e voi trovate tutta chat in tempo reale. E Federico East poi ogni tanto faccio anche un po' di utilizzo la nostra amata lingua napoletana, diciamo partenopea, e quindi perciò ti dico, una volta individuato qualcosa poi e cerca di fare qualcosa di diverso dagli altri. E soprattutto il mio consiglio personale alla rotatoria, prendere la seconda uscita, è quello di non costruirti un personaggio, perché è meglio essere se stessi. Uscire adesso per più di un paio di buoni motivi. Allora, intanto perché quando diventerai famoso, e sono certo che lo diventerai, tutti vorranno vedere sempre quel personaggio lì. E allora, come consiglio a tutti quanti, è sempre cosa buona essere se stessi. E magari guardare le live degli altri, ma riguardare le proprie live per essere più critici in primis con se stessi. Capire cosa va bene, cosa magari va modificato un pochettino, cose particolari da inserire, che sia una piccola icona, insomma è dura, però bisogna avere un po' di inventiva. Poi ti ho detto, quando inizi a streamare, il mio consiglio è non di fare il personaggio, sii se stesso. Poi tu magari col tempo, un po' come me, ti sciogli e quindi inizi ad essere un po' più disinvolto davanti alla webcam. Io per esempio ho iniziato a fare lo stream alla rotatoria, prendere all'inizio anche senza webcam, senza voce. Poi dopo ho iniziato a uscire adesso. Ho preso un microfono, ho iniziato a utilizzare la voce e poi prepararsi a voltare a sinistra. Mi sono deciso, ho detto lavo la spacca e ho deciso di metterci anche la faccia, come si usa a dire in gergo. E quindi adesso, diciamo, vedi questa strana faccia da qualche parte qui in alto. Ah, ragazzi, comunque mi raccomando, continuate a seguire, andate a seguire a Federico qua, il link lo trovate sopra, l'ho messo sopra, Federic con la K ten tutto attaccato. Diamogli una mano a crescere, mi raccomando. Sosteniamo i piccoli streamer, ma ovviamente sostenete anche i vostri beniamini. Ma quando possiamo far crescere un canale e sappiamo le difficoltà, allora facciamo no per il bene. No, purtroppo no, ma so che è bello complicatuccio. Infatti quando l'amico mio mi parla in beneventano stretto e cambiano molte parole rispetto alla lingua napoletana, diciamo così, di questa zona qui. Ma tra l'altro la lingua napoletana varia anche e cambia da paese a paese. Cioè il paese prima pronunciano una parola in un modo e quello attaccato utilizza un altro tipo di pronuncia. Oh ragazzi, e allora il nostro viaggio è terminato. Approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia in questa live. L'appuntamento per il Turbo Star di Rough Garage in parte di prossimo, sempre dalle 15 in poi. Poi se siete interessati ad acquistare Euro Truck Simulator
2 o altri giochi scontati in multipiattaforma scontati fino al 70%, nella descrizione dei video troverete dei link che sono appunto il link per acquistare i giochi scontati. Poi trovate anche altri 6 link che sono i link per visitare il sito internet di Ralph Garage, quindi scaricare le mod base o eventualmente acquistarne del Turbo Star dei rimorchi, la pagina Facebook di Ralph Garage e i miei 4 canali social che sono appunto YouTube, Facebook, Instagram e poi ovviamente anche Twitch. E quindi per voi che state guardando questo video in replica, non lasciate il canale, perché a seguire continua la programmazione del canale. E allora adesso rifacciamo il giro in inglese e francese, in lingua napoletana, e ovviamente poi vi saluto in maniera ben augurante. So, thank you so much if you are watching this video on rerun. I hope you have enjoyed my way to do streaming. I hope you do that you will enjoy the soft gaming. If you are interested to buy this game or other games for multi-platform with a lower price up less 70%, you will find a few links in the video's description here on Twitch and on YouTube as well, that are the link where you can buy the games multi-platform, the link where you can visit the Ralph Garage site and download and buy the mods, the link of Ralph Garage Facebook page, and the 4 links that are my social media channel, YouTube, Facebook, Instagram, and obviously Twitch. You will watch, you can watch this video on YouTube on Friday. If you are watching this video or rerun here on Twitch, please don't leave the channel. You will watch the continue of the programmation after this video will end. Thank you so much again. Our rendezvous is for Tuesday of the next week and on Friday for the weekend with the Scania. Thank you so much. Et alors, je veux vous remercier, vous dire merci beaucoup pour votre compagnie. J'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch et naturellement à vous aussi que vous avez regardé cette vidéo dans mon canal YouTube. Notre rendez-vous avec le Turbo Star de Ralph Garage, c'est pour mardi prochain. Notre second rendez-vous avec le Euro Truck Simulator 2, c'est pour vendredi. Puis si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit jusqu'à moins 70% et le jeu multiplateforme, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch, mais naturellement dans les vidéos sur YouTube, vous allez trouver des liens, que ce soit le lien pour acheter le jeu, le lien pour visiter le site internet de Ralph Garage, et donc vous pouvez essayer les mods gratuites ou en acheter, le lien pour la page Facebook de Ralph Garage, et naturellement vous allez trouver aussi les liens pour mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch.
Vous pouvez regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch et sur mon canal YouTube. Le jeudi à midi, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur le canal Twitch, s'il vous plaît, ne quittez pas le canal à suivre. Ça va continuer la programmation du canal. Merci beaucoup à tous. Maintenant, je vais vous saluer en langue napolitaine. E allora, voglio, io vi ringrazio per avermi fatto una buona compagnia. Ringrazio a tutti quanti voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta che ho fatto Twitch. E spero che avete fatto una buona compagnia pure a voi che state guardando questo video. In replica con Coppa Twitch e ovviamente pure un Coppa YouTube. Poi se siete interessati a vaccattare Euro Truck Simulator 2 Ad Yoga multipiattaforma scontate fino a 70%, da descrizione dei video sia con Coppa Twitch che con Coppa YouTube trovate certi link, fra cui c'è stato un link allo potete accattare Yoga multipiattaforma e sparagnate fino a 70%. Poi un link ora voi potete visitare il sito internet di Ralph Garage e quindi voi potete provare in modo gratuito, eventualmente ci potete dare pure una mano a Ralph Garage e accattare in modo a pagamento come ho fatto. E poi la pagina Facebook di Ralph Garage e ovviamente i canali social media, YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente pure Twitch. L'appuntamento con TurboStar in Ralph Garage è a martedì prossimo, sempre il 3 in poi. Invece il secondo appuntamento della settimana, con Euro Truck e venerdì, sempre il 3. Poi, la replica coppa YouTube, ha trovato giovedì. Che faccio a dire più? Quindi, voi che state guardando questo video in replica, non vi muovete. Ecco, non lasciate il canale perché quando fornisce questo video continua la programmazione del canale. Quindi, questo video trovate in Coppa YouTube giovedì. E allora, grazie mille a tutti. Mi sono scordato ovviamente di dire che appunto il video del TurboStar di Ralph Garage è possibile trovarlo su YouTube giovedì a mezzogiorno. E quindi io vi ringrazio ancora una volta a tutti quanti. Thank you so much everyone. Grazie mille a tutti. Merci beaucoup a tous. E state buona. Ciao ciao.